scelti fra gli uomini perché con la parola e l'esempio possano edificare la casa di Dio, che è la Chiesa. Sono gli 11 sacerdoti ordinati da Papa Francesco nella 53esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, durante la Santa Messa in Basilica Vaticana, concelebrata anche dal Cardinale Agostino Vallini, vicario generale per la Diocesi di Roma. 9 dei presbiteri si sono formati nei seminari romani, uno appartiene alla Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù e l'altro alla Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Il Papa li ha esortati a diffondere la parola di Dio ricevuta con gioia, ma anche a portare in loro stessi la morte di Cristo. Portare la morte di Cristo in voi stessi. E camminare con Cristo in novità di vita, senza croce, non trovarete mai il vero Gesù. E una croce senza Cristo non ha senso. La raccomandazione del Pontefice è stata a partecipare al mistero della morte e risurrezione del Signore. Ce ne parla l'arcivescovo Jorge Carlos Patron Wong, che alla Congregazione per il Clero è segretario per i seminari. Noi prendiamo la croce del Signore, che significa nella nostra vita personale andare al di là dei nostri fallimenti, al di là delle nostre paure, al di là dei nostri peccati e lasciarsi abbracciare per la misericordia del Padre. Abbracciamo la croce pure delle sofferenze di tante persone e abbracciamo la croce nell'impegno di ogni giorno per donare non soltanto la nostra vita, ma la vita di Gesù. Perché la vita di Gesù è una vita dove si scopre che la morte ha un fine bellissimo, che è la risurrezione, la vita. Nel corso della celebrazione in San Pietro, chiamati per nome uno ad uno, gli 11 diaconi hanno risposto senza esitazione: eccomi. Il Papa ha quindi chiesto loro se volessero esercitare per tutta la vita, sotto la guida dello Spirito Santo, il ministero sacerdotale. Sì, lo voglio. Nel rito dell'ordinazione dei presbiteri, il senso delle parole del Pontefice: continuerete, ha evidenziato, l'opera santificatrice di Cristo. A Regina Coeli, Papa Bergoglio ha ribadito poi come niente e nessuno possa strapparci dalle mani di Gesù, perché niente e nessuno può vincere il suo amore. L'amore di Gesù è invincibile. Il maligno, il grande nemico di Dio e delle sue creature, tenta in molti modi di strapparci la vita eterna, ma il maligno non può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte della nostra anima. Consacrare la vita al servizio del Signore è la missione del sacerdote, ribadita da Papa Francesco e riproposta nei seminari con una raccomandazione precisa. Essere un uomo d'incontro, incontrare ogni giorno a Gesù nell'Eucaristia, nella preghiera, nella parola del Signore, e incontrare Gesù in ogni attività, in ogni atteggiamento, in ogni impegno con persone concrete.